Napoli Magazine. Però nel frattempo il Napoli, cara Caterina, dobbiamo dire che ci ha dato questa soddisfazione, supera il turno di Europa League contro il Trabzonspor, i turchi, grazie anche al doppio risultato. All'andata finì 4-0, al ritorno 1-0 per il Napoli. Bene così, e adesso andremo in Russia il 12 marzo e il 19 marzo ci saremo messi di ritorno. Non faccia troppo freddo, come fanno i poveri ragazzi? Però vabbè, sono attrezzati, no? Il Napoli che secondo te la può vincere l'Europa League, può arrivare fino in fondo a questo. Ma il Napoli può fare tutto se non si perde per la strada. Ogni tanto mi sembra che prenda te quei svarioni che ogni tanto ci colpiscono. Ecco, quello mi sembra quando penso al campionato del Napoli. Cioè, quando inizia a settembre il Napoli, il campionato, dico, il Napoli può vincere tutto, ma deve stare attento agli svarioni. Vero. Quindi deve starci sempre con la testa. Ragazzi, sì, perché ogni tanto si perde, non so che succede, mi fanno arrabbiare. No, arrabbiare no, per carità. Però, insomma, ci fanno un po' penare. Comunque, godiamoci questa vittoria. Ora tifiamo contro il Torino, perché insomma anche domenica sera sarà una bella partita. Bella tosta. Che poi non giocano a Roma, però no? Ecco, bravo, e adesso ti stavo coinvolgendo su questo argomento, perché questo è un turno importante di campionato, perché laddove il Napoli dovesse fare risultato contro il Torino, poi lunedì sera c'è Roma-Juventus, lo diciamo a bassa voce, perché ecco, dovesse arrivare un risultato, che ne so, il 2. Speriamo che Guido non ci sta ascoltando, No, c'ho da fare adesso, non ci sto ascoltando. Ecco, benissimo, lo possiamo dire, quindi se tutto va bene potrebbe esserci l'aggancio al secondo posto, e poi là ce la giochiamo fino alla fine, o sbaglio? Fino alla fine senza sbarioni, mi piace oggi questo termine, hashtag sbarioni. No, però secondo me all'Olimpico, no, io sono molto fiduciosa per domenica sera. Sono stata molto contenta contro il Sassuolo, contenta di questa vittoria di ieri. Insomma, siamo in palla, sicuramente più della Roma. Caterina, ti piace di più la voglia di vincere, che ne so, anche di un Duvan Zapata, che è stato un giocatore poco utilizzato, però gioca anche 5 minuti, segna e fa la differenza, oppure quando Higuain si arrabbia, pure se il pallone va fuori, sbraita, urla, in effetti anche noi napoletani, no? Abbiamo bisogno di Higuain, è entrato nella parte di Napoli, quindi è promossa a pieni voti, devo dire. Guarda, lo sai, per me Hamsik è al momento il mio preferito. E come stai vedendo questo ritorno del capitano, dello slovacco? Perché da Doha in poi, insomma, il giocatore sta giocando sempre meglio, soprattutto nelle ultime due partite ha giocato veramente, veramente alla grande. Bene. Ma guarda, io sono sempre stata una sua tifosa. Su Higuain faccio un po' più di fatica, ma perché c'è stato il cambio con Cavani, solo per quello, quindi è un problema mio personale. Però io ripeto, secondo me veramente il Napoli, no, cioè, rispetto ad altre squadre e anche rispetto al vecchio Napoli, cioè fino a 3-4 anni fa, il Napoli è forte se giocano tutti bene insieme. Non è più come ai tempi di Mazzarri, dove c'era Cavani che faceva la differenza. E quindi in questo caso è il nostro allenatore che fa la differenza. Quindi io spero che lui resti a Napoli ancora per molto. Ecco, e questo è un argomento sempre caldo, perché molto caldo, Benitez. Ieri abbiamo provato a chiederglielo dopo la partita, mister, ma stai pensando anche di restare a Napoli, no? Di rinnovare. Lui continua a dire ne parleremo ad aprile, quasi come forse io mi sento che il Milan lo chiami, non so, mi sento che lo chiamerà il Milan. Quindi a sorpresa, anche perché sarebbe uno scenario inedito. Finora sembra ci siano alcune squadre, soprattutto all'estero, che lo stanno corteggiando, però ecco, lui si sa perché tentenna, forse perché vuole delle garanzie, cerca delle garanzie che ancora non sono arrivate. Ma saremo. Ma il nostro presidente sa che ci fa sudare le cose, quindi caro Benitez, voglio sputtare. Ci devi amare così come siamo.
Giusto, giusto, anche perché poi lo Svizzeri vincere uno scudetto a Napoli sarebbe qualcosa di clamoroso. Finora nessuno ci è riuscito dopo Maradona, quindi perché non provarci con il Napoli, magari con qualche aggiusto in rosa, qualche acquisto mirato. Ma anche dare i calciatori, ma nessuno fa la differenza. Quindi De Laurentiis, ti prego, puntiamo su uno che faccia la differenza, perché insieme a questa squadra diventiamo uno squadrone, secondo me. Bene, bene, nel frattempo l'augurio che ti faccio è quello di poter pubblicare su Instagram e anche sugli altri profili Twitter e social, Facebook di Caterina Balivo, quindi gli ufficiali, perché poi ci sono anche quelli non ufficiali che vabbè. Sì, infatti, io la pagina ufficiale di Facebook e tante finte Caterine che dicono, raccontano cose non vere, ti dico la verità, mi secca pure andare alla polizia postale, dirlo, basta, tanto ormai insomma. Uno, spero che si sia capito qual è quello vero e qual è quello no, ecco. No, ma infatti no, perché poi alcune cose si facciano, addirittura una volta mi arriva un messaggio, infatti poi ti contattai, dici, ma c'è il Facebook, non ero io, infatti. Un'altra volta la mia amica, ma sei andata, dimmi Michele. No, dico, fortunatamente abbiamo il contatto diretto, quindi possiamo verificare. Esatto. Però ecco, esatto. L'augurio che ti facevo era che lunedì sera puoi esultare sempre con la sciarpetta del Napoli, in modo tale che significa che è tutto andato per il verso giusto. Staremo a vedere come andrà. Ogni tanto sarebbe bello un tuo intervento su questi profili falsi. Ciao, salve, sono Caterina, sono un fake di Caterina Balivo, vorrei salutare. Esatto. Senti, esatto. Caterina, però siccome è venerdì prossimo, diciamo, è il compleanno numero 30 del nostro direttore, mi raccomando, qualche pasticcere che hai sotto mano, insomma una bella tortona al direttore. Ma neanche a me l'hanno fatta, niente proprio, cattivi, niente, cattivi. Perché loro fanno solo cose espresse. Cattivi, non c'è niente da fare, fai bene, ricevi male, guarda. Per chiudere voglio ricordare la rivista di Detto Fatto. Certamente, che sta andando certamente molto bene, è uscito il secondo numero, sbaglio? È uscito sì il nuovo numero il 21 febbraio, sempre in edicola con le tendenze neoippi e con il matrimonio, e poi domani ci sarà anche Detto Fatto Sabato, che sono i tutorial più belli della settimana, insomma non vi lasciamo respirare, ecco, siete a casa mi trovate. No, però ecco, posso dire invece il segreto della tua trasmissione è proprio un altro, Caterina, cioè voi lasciate respirare le persone. Oh, che bello. Cioè questo è il segreto. Grazie. Nel senso, non siete aggressivi, non siete insistenti, invadenti, vi ponete in un modo così cordiale e familiare. Io secondo me credo che questo sia il segreto del vostro successo. No, poi potete, veramente le persone che vengono hanno scritto, hanno voglia di imparare e di ricevere consigli. E quindi molte volte le stesse persone dicono, ah ma mi hai tagliato i capelli proprio come li volevo, ah ma io volevo proprio questo. Infatti, cioè, capisco che in una TV artefatta, quando vengono da noi e invece è tutto vero, si meravigliano anche loro stesse. Io per la chiusura, il segreto è soltanto uno, è che quando si fa un lavoro di fare con Napoli, dai Antò, diciamo il segreto è la signorina che abbiamo in diretta con noi, certo, che quando certo, lo fai con amore il tuo lavoro, e quindi ti vede, lo trasmette anche a chi sta a casa e a chi collabora con te, quindi complimenti ancora a Caterina Balivo, ricordiamo Detto Fatto come sempre su Rai 2, un abbraccio sempre, forza Napoli, grande, grazie Caterina, forza Balivo. Napoli, con sempre. Tristoro domenica sera, un bacio, grazie Michele, grazie Antonio. Napoli Magazine. Pronti a ripartire con il collega di Canale 8 e 100% Napoli.it, direttore di 100% Napoli.it, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Allora, sbrigata la pratica Trabzonspor, ritorno con il Trabzonspor, c'era molta attesa per l'urna di Nyon. Tra l'altro Paolo, tu, se non ricordo male, ai bei tempi di Maradona, la trasferta di Mosca già l'hai fatta?
o sbaglio? Sì, non l'ho fatto. Ricordavo bene. Più o meno era questo periodo o era ancora in rigido inverno? No, era novembre, era, se non ricordo male. Quindi insomma un periodo completamente diverso, perché il Napoli appunto affronterà a marzo inoltrato questa trasferta. A quanto può contare? Partiamo ecco proprio dal fattore campo, Paolo. Quanto può contare il fattore campo in questa doppia sfida? Può contare, certo che giocando prima in casa, se il Napoli la mette bene, poi il Napoli ha risorse straordinarie con gli spazi. Questo è un avversario difficile, terza nel suo campionato, ha fatto molto bene finora in Europa League, quindi non bisogna mai sottovalutare queste squadre. È anche vero che viene da sono del periodo dopo la pausa, quindi non è il momento in cui di solito le squadre russe hanno qualche cosa in meno, però comunque sono da mai attrezzate. Credo che sia un avversario pericoloso. E quindi, come sempre, bisogna. Non la peggiore, ovviamente. Certo. Bisogna rispettare tutti, Paolo. Questo comunque è il segreto. E come ripete Benitez, affrontare una partita per volta, senza andare troppo in là con i giorni. Sì, sicuramente. Ora c'è talmente tanto da fare tra le partite di campionato con Torino Inter in mezzo, quella difficilissima e importantissima con la Lazio. C'è una squadra che insegue il Napoli, la Fiorentina, che dovrà affrontare quella che precede il Napoli da Roma in Europa League. Ci sono talmente tanti intrecci che credo che il momento della stagione non è decisivo, perché le cose che si decidono a fine stagione, ma è un momento chiave sicuramente, per capire il Napoli su quanti fronti potrà continuare a lottare fino all'ultimo giorno della stagione. Paolo, proprio sull'onda della parola d'ordine dello spogliatoio azzurro, una partita per volta, adesso veramente si può pensare al Torino, ma io dico si può pensare alla prossima giornata di campionato, che potrebbe essere, lo sto ripetendo da 2 settimane, una giornata di svolta, veramente di svolta, non decisiva ma di svolta, perché tra Torino e Roma potrebbe accadere insomma qualcosa di veramente veramente importante. Primo, se il Napoli vince con il Toro per 24 ore sarà seconda in classifica. Secondo, se dovesse verificarsi questo risultato e la Juve dovesse appunto ribattere la Roma, beh, e allora si vedrebbe, si assisterebbe tutto un altro campionato. Sì, è chiaro che c'è questa ora situazione con la Roma è davvero particolare, ieri si ha vinto, si è qualificata, quindi potrebbe anche essere buono per il Napoli, perché dovrà continuare a giocare, abbiamo visto che tipo di partita ora dovrà affrontare, durissima, andata e ritorno con la Fiorentina, quindi perderanno anche loro energie, questo è importante, pare che ne abbiano un po' meno di noi, vediamo di arrivare allo scontro diretto per giocarcela, poi la stagione è molto lunga, come abbiamo visto, è inutile fare previsioni, perché quando sembrava chiusa la vicenda, no? Per il secondo posto, perché la Roma aveva tantissimi punti di vantaggio sul Napoli, la vicenda si è incredibilmente riaperta, quindi direi di guardare davvero settimana dopo settimana, partita dopo partita, ma non solo quelle di campionato, anche questi intrecci ora con l'Europa League che possono diventare decisivi anche poi in proiezione campionato. Secondo te che squadra metterà in campo Benitez domenica sera all'Olimpico? Ma cambia secondo me tutta la difesa, compreso il portiere, cambia i 2 centrocampisti e poi davanti Amsic, credo De Guzman, Higuain, non si discute. Credo che il ballottaggio vero ora sia Cagliecon Gabbiadini, però visto quello che è successo ieri con Gabbiadini che ha giocato meno di Cagliecon, potrebbe anche essere a questo punto l'ex Doriano favorito per questa di campionato, ma non significa nulla, perché poi mercoledì ce n'è una che ugualmente o addirittura forse più importante, perché è una semifinale, quindi chi non giocherà questa e giocherà quell'altra non si deve sentire diminuito. Quindi chiede quale sarebbe il terzetto di mezze punte dietro Higuain, Gabbiadini. Alla luce delle indicazioni dell'ultima partita potrebbe essere proprio Gabbiadini, Amsic e De Guzman, con Mertens squalificato. Alla fine ne sono 4, uno deve restare fuori, sembra strano che quello che rischia di restare fuori è Cagliecon, però guardando la partita di ieri, che è quello che ha giocato più minuti di tutti, e seguendo questa logica potrebbe essere lui, però può darsi pure che per altre ragioni faccia giocare a Cagliecon questa anche col Torino e poi per esempio metta Gabbiadini mercoledì, questo è veramente difficile ora dirlo. Comunque insomma è un momento molto
molto esaltante, molto molto bello, perché poi quando arrivano i risultati, insomma, è una cosa molto bella. Paolo, per chiudere, comunque, un giudizio in generale invece su questa novità, possiamo dire, del calcio italiano. 5 su 5 agli ottavi di finale di Europa League. Ora, a prescindere da quelle che possono essere le rivalità, sempre per quel famoso discorso del ranking, sì, è una buona notizia. Guarda, amica, ci sono due discorsi da fare. Uno che è, diciamo così, tra lo scherzoso e è un po' anche quello che è lo stato d'animo del tifoso, che dice: con queste squadre italiane che ci insultano e c'è una rivalità così forte, noi per queste squadre non possiamo mai tifare. E questo è il discorso, diciamo, del tifoso, e in quanto tifoso lo faccio, però ne faccio un altro pure sempre da tifoso. Il miglioramento del ranking UEFA per l'Italia, che potrebbe essere molto forte se dovessero andare anche a un po' avanti anche più squadre, anche se ora gli accoppiamenti sono abbastanza difficili, bisogna dire, però quindi potrebbero diminuire molto le squadre d'Italia. Una sicura ci sarà fra Roma e Fiorentina, poi speriamo in Napoli, poi Inter e Torino hanno due gare difficili secondo me. Detto questo, comunque migliora la situazione anche facendo la comparazione soprattutto con il calcio inglese e anche un po' con quello tedesco. In quello spagnolo continua ad andare molto bene. Se i calcoli ora sono difficilissimi, però se le inglesi continuano a fare stagioni negative, fra due anni potrebbe, certo, ora è difficile farlo qui in calcio, tra due anni potrebbe esserci il sorpasso in chiave Napoli, torniamo a ragionare sempre in chiave Napoli, potrebbe significare che se una stagione la sbagli e invece di arrivare terzo, secondo o primo arrivi quarto, comunque devi fare i preliminari della Champions, quindi alla fine a gioco lungo potremmo scoprire che aver sperato che le italiane passavano era una cosa buona per il Napoli. E quindi questo può farci soltanto piacere. Speriamo bene, incrociamo le dita, Paolo, insomma, perché c'era la possibilità anche di un paio di derby che da una parte, insomma, ti assicuravano la presenza di squadre nei quarti di finale, però, insomma, dall'altra, ecco, sicuramente ne perderemo una per strada e non è bello, però insomma è lo scotto che bisogna pagare quando ci sono tante squadre poi in un turno a eliminazione diretta. Assolutamente così, vediamo come ora concentriamoci sul Torino, poi pensiamo alla Lazio, all'Inter e poi vediamo al San Paolo di ipotecare anche la qualificazione per evitare poi di doverci giocare fino all'ultimo secondo nel giro di Mosca. Paolo, un abbraccio forte, buona trasferta. Grazie, a Torino, Michele. E forza Napoli. Sempre, e noi salutiamo il prossimo ospite, il campione Diego Chiuzzi. Ciao Diego, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao a tutti. Grande Diego Chiuzzi, che risponde direttore, anche per le rime a chi sostiene che è in un periodo di declino. Ma per cortesia. Ma sai, come nel calcio, anche nella scherma ci sono gli invidiosi. E quindi, insomma, no, è andata male una gara, subito hanno avuto il pretesto per giudicare la mia forma, ecco. Ovviamente, sai, l'età non è più quella giovane proprio che ci si può permettere qualunque cosa, nei momenti in cui non ti alleni tanto, non ti alleni proprio bene, poi capitano le gare, no. Ci tenevo a fare bene. Ma che voglio, no? Ma ci tenevo a fare bene, poi è venuta questa gara di Varsavia, ho fatto bene. Ho ottenuto una buona finale, quindi va bene così. Ma infatti nel frattempo il Napoli pesca la Dinamo Mosca. Ti piace come... Beh, è un buon accoppiamento. Sicuramente ci poteva andare peggio. Credo che sia una squadra, una buona squadra, ma che il Napoli ha tutt'altre qualità. Assolutamente. Però questo è anche un turno di campionato molto interessante, caro Diego, perché si gioca Torino-Napoli, ma innanzitutto complimenti al Torino che ha fatto bene contro l'Athletic Bilbao, nessun italiano era riuscito a vincere sul quel campo, il San Mamés. Però è anche vero che oltre a Torino-Napoli lunedì si gioca Roma-Juventus, dovesse andare tutto per il verso giusto, tocchiamo ferro, il secondo posto è lì. Sarebbe interessante, ecco, fare bene, ma l'incontro di Torino è per noi molto molto importante, non è l'incontro definitivo, però potrebbe essere sicuramente quella gara che può mettere definitivamente sotto pressione la Roma e indurla a sbagliare.
loro hanno una partita sulla carta più complicata della nostra, però bisogna stare attenti al Torino perché ha dimostrato di valere, ha dimostrato di avere ottimi giocatori e quindi tanta attenzione con la partita col Torino. Dal punto di vista mentale, Diego, ecco, cosa si prova a dover gareggiare, a dover giocare una partita sapendo che il tuo avversario diretto poco prima, il giorno prima, ha fatto bene e che se non vinci, insomma, se non fai risultato positivo, addio? Bisogna essere bravi perché non è facile tenere la pressione durante tutto l'anno, spesso e volentieri si casca soprattutto in occasioni del genere. Credo che comunque alla fine noi dobbiamo fare la nostra strada, dobbiamo andare per la nostra strada, dobbiamo fare tutte le partite al 100% e vedere poi tirare le somme a fine anno. Ecco. Abbiamo capito che è un campionato dove si può perdere con chiunque, si può vincere con chiunque, cercare di portare a casa più punti possibile e poi vediamo, insomma, vediamo se otterremo un secondo posto meglio, se otterremo qualcos'altro in Europa ancora meglio. Insomma, vediamo tutto tranquillamente, cerchiamo di dare il 100% e poi vedremo. Io ieri ho chiesto a Rafa Benitez come mai ha scelto Gonzalo Higuaín in una gara tutto sommato, no? Dove poteva mettere anche Nikita Contini, il giovane portiere della Primavera, volendo, tra i pali, e lei ha detto no, per fargli guadagnare minuti. Però io Duvan Zapata, ecco, l'avrei fatto giocare proprio perché chiaramente a Torino sfida importante, gioca Gonzalo Higuaín. Non so, mi ha sorpreso un po' questa scelta, però l'ha giustificata così, fermo restando che gli ho fatto anche complimenti perché ha avuto, tra virgolette, il coraggio di dare nuova fiducia a Rafael, fermo restando che secondo me, e gliel'ho detto pure, ho detto tu l'hai fatta questa scelta perché eri forte dei 4 gol dell'andata. Ma io alle volte rimango un pochino allibito, ecco, dalle scelte che fa. Sinceramente per me è un allenatore bravissimo, importantissimo, però qualche volta criticabile, ecco, nelle scelte. Voglio dire, ieri sera c'erano tanti titolari che potevano, cioè c'era Higuaín, c'era Galeone, che potevano tranquillamente riposare, soprattutto in vista di una partita così importante. Insomma, io non avrei fatto giocare loro, avrei fatto giocare sicuramente Rafael, perché secondo me in questo momento in campionato deve giocare Andújar, perché ha dimostrato di essere un ottimo portiere, ha dimostrato che con lui possiamo essere un po' più tranquilli in difesa. Per il resto, secondo me qualcosa è criticabile di ieri sera, però l'importante è che abbiamo vinto e abbiamo giocato bene. Poi il mister è lui, non sono io, per fortuna del Napoli. Senti, vuoi lasciare un messaggio di sfida a qualcuno, al tuo prossimo avversario, oppure no? No, io dico solamente che devono stare molto attenti, perché stanno un anno di qualificazione. Io mi giocherò tutte le mie carte al 100%, quindi che siano molto attenti, soprattutto quando parlano. Guardate che Diego Chiuzzi ha le spalle forti, perché ci siamo noi pronti ad azzannare qualsiasi studio per far il furbetto. Un abbraccio non solo a Diego Chiuzzi, ma a tutta la famiglia Chiuzzi, che veramente voglio un mondo di bene. Quindi Diego, grazie. Buona giornata e forza Napoli. Ciao, forza Napoli, ciao a tutti, grazie. Radio Napoli Magazine. Pronti a ripartire, caro Antonio, con il maestro Rosario Pastore. Ciao Rosario, buon pomeriggio. Pomeriggio a voi e grazie sempre per queste sontuose presentazioni. Meritatissime. Che io non merito. No, meritatissime. Lascialo dire a noi. Allora, Rosario. Antonio, pronto? C'è qualche... Cosa sta mormorando il direttore? Ma lui è tentacolare. Rosario, stavo dicendo, l'urna di Nyon non è stata cattiva con il Napoli, perché direi di no, poteva capitarci lo Zenit di Villas-Boas, che era sicuramente peggio, e quindi insomma è una partita sicuramente più abbordabile, anche se purtroppo ai noi, se non ricordo male, a Mosca non è che sono legati bellissimi ricordi. No, purtroppo no, però erano altri tempi, anche se c'erano altri giocatori, perché c'era un certo Maradona che però mi ricordo proprio in quel periodo era
era in una situazione personale abbastanza complicata, ma dimentichiamoci questo passato. Piuttosto io volevo dire questo, scusami Michele, volevo dire che mi è piaciuto una volta tanto il titolo del mio ex giornale, che ha pubblicato questo titolo, Grande Italia. Per la prima volta 5 squadre italiane che si qualificano tutte assieme, è una cosa da mettere in evidenza, direi, anche se per carità può anche non farci crepare dalla gioia il fatto che si sia qualificata la Roma, perché anche per il comportamento dei romanisti all'estero, in Olanda, cioè noi abbiamo tanto stigmatizzato gli olandesi a Roma, e giustamente, perché hanno agito da baluba, ma i romani che si sono poi presentati con i pugni d'acciaio lì in Olanda, anche quelli erano da condannare. D'altra parte io ti dico questo, che se sono contento per le 5 squadre qualificate, non mi sento Grande Italia per quanto riguarda il comportamento di tanti tifosi, a cominciare dai nostri, perché quello che hanno fatto alcuni tifosi napoletani con gli agguati ai poveri turchi è da condannare alla maniera più forte, anche perché abbiamo vinto l'andata per 4-0. Doveva essere una festa del calcio ieri sera, doveva essere festeggiato il nostro Napoli, e invece roviniamo tutto con il pericolo di vederci poi squalificato il San Paolo. Antonio, ci sei? Caro Rosario, no, attendevo che Michele mi presentasse, invece Rosario non mi presenta più. Ti avevamo presentato, però insomma tu eri in ti rendi conto io cosa devo subire? Cosa devo subire? Vabbè, lasciamo stare. Però ecco, tornando seri, c'è da dire che Benitez nella gara contro il Trabzonspor di ritorno ha fatto ampio turnover, ha scelto di dare fiducia nuovamente a Rafael, però nel post partita, io sono tornato sull'argomento portieri proprio con il tecnico del Napoli, e mi ha risposto che le percentuali tra i due restano invariate, quindi 50% per Andukar, 50% per Rafael. Credi che sia un'amabile bugia, nel senso che a Torino vedremo comunque Andukar, oppure è cambiata di nuovo la gerarchia? Guarda, io devo dire che una volta tanto devo essere d'accordo con Benitez quando cerca di non distruggere moralmente un giocatore che ha a sua disposizione. Cioè, voglio dire, noi personalmente, no? Io parlo di Radio.0, parlo di Napoli Magazine, possiamo essere soddisfatti per aver vinto la piccola battaglia sportiva. Cioè noi non ce l'abbiamo personalmente contro Raffaele, il quale è un bravo ragazzo, il quale fa il suo mestiere, cerca di farlo nel migliore dei modi. Però ecco, noi da mesi portavamo avanti questa tesi. Avevamo a disposizione un portiere vero, che è il portiere di riserva della nazionale argentina, e che veniva costantemente sacrificato da Rafael, nonostante le continue fesserie, e lasciatemi il termine, che Rafael commetteva in campo. A questo punto cosa deve fare un allenatore? Deve dire sì, Andukar, io ho sbagliato, Andukar è il titolare? No, non deve distruggere quello che è ancora un capitale della società, quindi lui prenderà le sue scelte, probabilmente, io spero almeno ovviamente, farà giocare Andukar, però senza con questo distruggere definitivamente Rafael. Mi ha sorpreso però la scelta di non rivedere almeno ieri Duvan Zapata dal primo minuto con Gonzalo Higuaín titolare. Non ho capito, scusami, dovresti alzare un po' la voce. Ha detto che ti ha sorpreso la scelta di non vedere Duvan Zapata dal primo minuto ieri con Higuaín titolare. Sì, beh, in effetti non aveva giocato domenica per squalifica, e Guendova deve anche lui riprendere, no, la sua probabilmente un poco di allenamento in più. Questa quella di ieri doveva essere considerata una partita di allenamento. Zapata ci ha fatto vedere
di essere un elemento valido, e di questo sono molto contento. Io sono uno di quelli che aveva criticato all'inizio questo acquisto, e lo dico senza paura di essere così, di essere tacciato per quello. No, avevo criticato Zapata. Con i fatti ha dimostrato di essere un elemento estremamente importante nell'economia del gioco del Napoli. Ieri aveva bisogno Benitez di ridare un po' di allenamento in più a Higuain, secondo me per questo ha questa scelta. Bene, bene. Rosario, adesso però c'è Torino-Napoli, è un turno importante, perché io direi questo, Torino-Napoli c'è anche Roma-Juve. No, io direi Torino-Napoli, affrontiamo il Torino al momento peggiore, nel senso che il Torino ieri, tanti complimenti alla squadra di Ventura, che è andata a San Mamés, ha vinto lì dove nessuna squadra italiana era mai riuscita a vincere, cioè sul campo dell'Atletico Bilbao, e ha vinto con grande merito, facendo poi il suo gioco, che è un gioco che il Napoli soffre, ricordiamoci questo, perché Ventura, che è un tattico, riesce a far giocare il Torino in un modo a volte anche irritante, non solo il Torino ma le sue squadre. Io mi ricordo Napoli-Bari, avrei voluto scendere in campo e picchiare Ventura per come stava facendo giocare il Bari, e poi il Bari aveva ragione, perché poi alla fine riuscì a fare il risultato. Cioè sono, è quel tipo di tattica, di gioco che può mettere, che può irritare, può mettere in difficoltà il Napoli. Speriamo ovviamente di no, speriamo che il Napoli prenda quell'entusiasmo che ha dimostrato in tantissime partite, e ripeto, faccia fuori un Toro che è in grande salute, specialmente con Quagliarella. Se non ricordo male, anche l'anno scorso sembra che le squadre arrivarono allo stesso modo, e poi ci fu quel gol contestatissimo di Higuain, che speriamo possa risolvere la gara di domenica sera. Sì, certo, anche se è contestatissimo, chi se ne frega, ti pare? Ma chi se ne frega? Per quanto riguarda poi quell'altro, scusami direttore, la seconda parte della domanda che riguardava Roma-Inter, no? Sì. Cioè Roma-Juventus, che sto dicendo? Sì, sì. Inter è il vecchio pallino mio, che io dell'Inter ho sempre paura, specialmente di questa Inter stimolata in questo modo da Mancini. Per quanto riguarda Roma Juventus, ecco, io dico, speriamo una volta tanto, siamo quasi costretti a fare il tifo per i bianconeri, visto che il nostro nuovo obiettivo è veramente ambizioso e secondo me ancora a portata di mano, cioè veramente quello di raggiungere, di fregare alla Roma il secondo posto in classifica. Ma io direi di riconquistare quello che era nostro, perché poi sembra quasi che la Roma adesso già da 15 anni era più forte del Napoli. Il Napoli invece in realtà, se guardiamo la storia degli ultimi campionati, al secondo posto c'era, poi è scivolato nel giro di due stagioni al terzo, ma questo è un altro discorso. Tu hai perfettamente ragione, anche se consideriamo, e questo è il punto dolente, che se non ci fossero stati tanti errori della nostra difesa, errori probabilmente determinati anche dall'insicurezza con cui giocava il reparto, ora quel secondo posto sarebbe stato già raggiunto e già sarebbe nelle nostre tasche. Vero, vero, però abbiamo un'ottima possibilità in questo turno, non lasciamocela sfuggire. Nel frattempo ringrazio come sempre il maestro Rosario Pastore, protagonista. Io lo voglio dire invece, che anche se tu dici non pensiamo al passato, ma tu a Mosca c'eri, hai seguito da vicino quel Maradona che arrivò con un giorno di ritardo un giorno di ritardo, quindi speriamo invece che Higuain arrivi questa volta in orario, come sempre fa, devo dire la verità, insieme alla squadra. Certo, e quindi da Maradona Higuain è il titolo del libro di Rosario Pastore, che invito ad acquistare. Un abbraccio, Rosario. Un abbraccio a voi e grazie. Radio 0.
Napoli Magazine. Gran finale, caro direttore, comincia con Biagio Izzo. Buon pomeriggio, Biagio. E buon pomeriggio a voi, ragazzi, grazie. È bello ritrovare il grande Biagio Izzo con noi, caro Biagio. Napoli che va avanti in Europa League e pesca subito la Dinamo Mosca. Non è male, dai, rispetto anche agli altri, già lo scontro fra vicine, la Fiorentina aiutami a dire l'altra squadra. La Roma, è andata abbastanza bene, direi che forse sicuramente è quella che ha dominato il suo turno, il suo, come si dice, il girone, quello che è, ha avuto fatto più punti, è una squadra ostica, dura, ma ormai a questo punto le squadre sono tutte di un certo livello, ci mancherebbe altro, però sono contento, dico la verità, forse è stata una bella, è stata fortunata, secondo me siamo stati, sì, è vero. Soprattutto se guardiamo Biagio agli altri sorteggi, Wolfsburg delle italiane contro l'Inter e Zenit San Pietroburgo Torino prossimo avversario del Napoli, Torino al quale vanno i nostri complimenti perché ha battuto quell'Athletic Bilbao che a noi ci ha spostato un po' i nervi, perché ci ha fatto rinunciare alla pietrina dalla scarpa, ci ha tolto il Torino, grazie a Dio. Lui l'ha tolto a noi, adesso noi ce la toglieremo sbattendolo però a Torino. Certo, sarebbe stato clamoroso pescare l'Athletic Bilbao qualora fosse passato, incroci incredibili, sì. Però per fortuna non è andata così, complimenti al Torino. Torino che in campionato sfideremo all'Olimpico in questa sfida importante, perché se dovesse andare tutto bene, caro Biagio, poi lunedì c'è Roma-Juventus. Questo secondo, ragazzi, fermiamoci un attimo e riflettiamo. Adesso è il momento della svolta. Fino a oggi abbiamo detto raggiungiamo, ce la facciamo. Questo è il momento che Napoli deve dimostrare che la squadra c'è, ha la mentalità giusta. Dobbiamo pensare a battere il Torino perché la Roma comunque ha una partita difficile. Boh, potrebbe andare bene, potrebbe pareggiare, potrebbe vincere, ma comunque ha una partita difficile e quindi le possibilità che si possa agganciare sono, e sono anche molto alte. Se giocasse con l'Inter o col Torino col Milan potremmo dire vabbè, ma adesso ha una partita difficile con il Biagio, c'è qualche problema con la linea, se riesce a guadagnare meglio una posizione. Adesso un po' meglio, sì, adesso ecco un po' qua. Meglio. Benissimo. Ecco, adesso perfetto. E questo è, no, sono in viaggio, vado ai segni per lo spettacolo. E quindi praticamente questo è quanto. Allora, spettacolo tu, aspetta, aggiungi, completa. Siamo ai segni. Ai segni, quindi amici ai di segni, vi raccomando, Biagio Izzo, tutti in massa a seguirlo come sempre. Caro Biagio, però De Guzman fa gol. Questo ci fa piacere, che per la sfiducia della squadra, no? Ogni singolo che riesce ad avere continuità è importante. Poi però tra i pali Benitez dice resta il 50% di possibilità sia per Andukar che per Rafael per andare in porta. Ha detto così avete qualcosa di cui parlare durante la settimana, ma adesso è come il famoso discorso del rinnovo, rinnovo o non rinnovo, invece Rafael e Andukar ce lo portiamo fino a fine stagione. Ma lui deve, è un allenatore, deve mantenere questo, lo fa anche per mantenere i rapporti, per non sfiduciare nell'uno e nell'altro, e se no è la politica giusta, tenerle sulle corde tutti e due e dargli la possibilità. Io sono per Andukar in questo momento, non so perché, mi dà più sicurezza, voterei Andukar. Però giustamente Rafael è un ottimo portiere, insomma, non è che è stato sfortunato, psicologicamente ha avuto qualche problema, forse era giusto farlo riposare, ma la partita di ieri ha dimostrato che è sceso in campo da titolare e comunque ha dimostrato di essere il portiere del Napoli, per amor di Dio. Però la politica di Benitez significa mantenere sulle corde
a tutti e due e non dire né all'una né all'altra tu sei il titolare, tu sei la riserva. Sono titolare tutti e due in questo momento e c'è tanta possibilità di giocare in questo Napoli, perché no, secondo me è giusto la scelta. No, concordo in pieno con Biagio Izzo. Biagio, poi per chiudere, corsa al secondo posto, l'abbiamo detto, ci credi, quindi il Napoli no, deve ci credo, è un momento importantissimo. Lei soltanto dice qualcosa a quel portiere di ieri, porca miseria, ma ce l'avevo cuccata io, non si capì. Ma che la per fortuna che l'abbiamo fatto fuori. Posso che la Ione cinque tiri di cui uno un palo. Ma capite che ha fatto? Ma neanche per sottecco, pure coscia, cioè, ma com'è possibile? ma chi c'era qualcosa di sotto che la Ione ha chiesto, che siamo ingazzati in questo modo? ma perché? Non lo so. Ma comunque, povero Caleone, ieri però se lo meritavo proprio un po'. Bene così. Biagio, io ti auguro una buona giornata, come sempre, grazie e tutti ai terni a seguire il tuo spettacolo. grazie. Un bacio forte, ragazzi, forza Napoli. Sempre, forza Napoli e forza Biagio Izzo. Grazie per essere stato in diretta con noi. Grazie a Biagio. Antonio, che idee hai sulla formazione anti-Toro, visto che siamo a venerdì? Andukar tra i pali, Maggio, Albiol, Koulibaly e Strinic in difesa, Cargano e David Lopez a centrocampo, Caio, Namzic e De Guzman a sostegno di Gonzalo Higuaín, Rafael, Colombo, Enrique, Britos, Gulam, Messo, Giorginio, Hiller, Gabbiadini e Duvan insieme a Rafa Benitez. Ricordiamo che è squalificato Dries Mertens, indisponibili Zuniga che dovrebbe rientrare forse in panchina per la 25esima, Michu che è incerto per la 29esima, Insigne incerto per la 31esima giornata. I diffidati sono Gulam, David Lopez, Hiller e Albiol, chiaramente vado a memoria. Arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia, assistenti Crispo e De Pinto, quarto uomo Stefani, arbitri di porta Rocchi e Nasca. Nel Torino un 3-5-2 scelto da Giampiero Ventura, Padelli tra i pali, Maximovic, Gric e Moretti in difesa, Bruno Peres, Benazzi, Gazzi e Farnerud con Darmian, sul quale il Napoli sta puntando i fari, Maxi Lopez e Quagliarella in attacco. Naturalmente è una partita molto, ripeto, molto molto delicata, che può però veramente dare delle grandi prospettive al Napoli, e ne parliamo con Pino Batman Taglialatera. Ciao Pino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, amici. Caro Pino. Ah, oggi ci sei, Grande è atterrato. Una cosa che non c'entra niente, mi sono preoccupato perché sto vedendo di mattina presto. Attivo, che sta succedendo? Cioè, spiegate. Sì, è stata una mazzata tremenda. Tu che mi conosci, no? È successo così? Però... No, perché mercoledì c'è stata tutta la giornata, no, da seguire del prepartita. Sì, immagina, ho fatto una battuta. Che stato io ero lì, infatti, è venuto il Pampa Sosa verso di me, come a dire ciao Antonio. Io non avevo nemmeno capito che era lui, talmente che era presto. E siamo abbracciati e salutati, facciamoci un selfie, e quindi abbiamo fatto questa foto insieme. Allenamento del Napoli, poi conferenza del Napoli, conferenza del Trabzonspor, allenamento del Trabzonspor. Alla fine sto in attività da circa 65 ore con 4 ore di sonno sulle spalle, però non ci lamentiamo, caro Pino, perché questo Napoli va avanti, trova la Dinamo Mosca. Ti piace come accoppiamento? Sì. Per gli ottavi di Europa League. Bene, dai, sarà una bella sfida, no? Adesso più vai avanti, più trovi squadre attrezzate, più è anche praticamente è una squadra tosta, che se però il Napoli secondo me è all'altezza di poterla battere. Quindi secondo me abbiamo, come ho sempre detto, soprattutto per l'Europa, un'arma in più che è Benitez, che è bravissimo in queste situazioni. Quindi abbiamo anche una rosa all'altezza della situazione, perché poi chiunque sta giocando e chiunque va in campo sta dando il massimo, quindi questo ti fa ben sperare. Abbiamo la possibilità di dare fastidio alla Roma per il secondo posto, quindi è una bella situazione, dai, siamo ancora in corsa in Coppa Italia, Napoli sta facendo una stagione saltante.
malgrado all'inizio ci sono state un po' di critiche, un po' di polemiche, un po' di cose, ma questo fa parte del gioco. Il Napoli secondo me sta rispettando alla grande i programmi iniziali, anzi secondo me sta facendo veramente bene. In più è arrivato Gabbiadini, quindi già ne abbiamo parlato. Niente, bene, tutto bene. Io sono veramente contento di Napoli, anche ieri sera ha fatto la sua onesta partita, i giocatori che giocavano hanno giocato di meno, l'allenatore ha fatto giocare. Quindi bene, bene così. Andiamo avanti così. E ora Pino taglia la tela come fanno tutte le radio, no? Che lo chiamano per rompergli le scatole. Chi, chi giocherà tra i pali in Torino-Napoli, perché lui sa la verità, vero Pino? Io l'ho detto, per me giocherà in Europa League, farà giocare Rafael per farlo riprendere un attimino, e poi il campionato adesso deve andare avanti con Andújar, perché adesso è il momento che il campionato lo fa Andújar e magari l'Europa League se la fa Rafael, così si riprende un attimino, il ragazzo è più sereno e andiamo avanti così, senza nessun tipo di problema, perché poi sai, a Rafael, come abbiamo sempre detto, è giovane, quindi Andújar c'ha molta più esperienza e magari in questo momento un pochettino, ecco, delicato tra virgolette della stagione, sia per quanto riguarda il campionato sia per quanto riguarda anche le altre competizioni, è giusto che ci sia un po' di alternanza. Magari adesso in questo momento Andújar dà un pochettino più di garanzie per quanto riguarda il campionato, soprattutto ora che andiamo a incontrare una squadra tosta, e quindi secondo me abbiamo bisogno, anche perché la squadra adesso, ecco, con Rafael che si riprende piano piano, magari, ecco, ci sarà sicuramente occasione per vederlo in altre competizioni, però la squadra in questo momento secondo me cambiarla non avrebbe senso, soprattutto partendo dal portiere, che ha fatto una partita importante anche con il Sassuolo, ha fatto una parata spettacolare. Quanto era difficile una parata difficile, perché lui praticamente è partito al momento giusto per andare a impattare la palla, perché se parte un attimo prima o un decimo di secondo dopo la palla ti passa, quindi lui proprio è andato di solo con due mani, quindi... Abbiamo perso Pino, ci sei? Io ci sono, sì. Non abbiamo sentito la fine. Così, però Pino, dato che dicono che io ce l'ho con Rafael, non è così, perché tra l'altro noi l'abbiamo sempre a livello umano, io non ho niente contro Rafael, dicono perché non dice a Pino taglia la tela, lo faccio, calma amici, scrivete questa, perché non dice a Pino taglia la tela, che anche ieri ha fatto una bella parata, anche se poi è vero che c'è stato il gol in fuorigioco, però lì forse la manina ce la poteva mettere, no? Però forse aveva ancora troppo negli occhi Pino taglia la tela per un doppio intervento rapido così. No, va bene, ma noi non ce l'abbiamo con Rafa, noi abbiamo, io no, penso che, anzi io sono stato anche accusato, no, tu sei stato quello che l'ha difeso ad oltranza, mi hanno detto addirittura che praticamente era mio fratello, nel senso che talmente, ma io non è che difendo Rafael quando riguarda non difendiamo l'uomo, qua stiamo difendendo un pochettino, ecco, un atleta, un ragazzo che in quel momento era in difficoltà, e magari una parola di conforto gli può fare più bene che male. È sempre il portiere del Napoli, cioè a me mi dispiace anche se il portiere del Toronto che fa una mezza patria, mi dà fastidio, perché da portiere so che cosa si prova in quel momento, è difficile, è un ruolo difficile, quindi magari una parola di conforto in quel momento era quello che serviva a Rafael. Certo, se tutti quanti poi lo attacchiamo e sto ragazzo, la critica si fa, ma si fa costruttiva, nel senso, guarda, magari è stato fatto un errore, perché tipo, ecco, la gestione della partita con l'Udinese, dove tu fai una grande parata, poi dopo fai un'uscita mezza e mezza, ecco lì deve crescere, perché ecco lì tu ti devi, praticamente hai preso dei bonus agli occhi della gente, agli occhi della stampa, agli occhi di tutto, e poi dopo lo hai sprecato facendo quella mezza uscita che hai preso gol. Cioè lì Rafael deve crescere, deve essere un po' più sereno, deve trovare serenità, tanto le qualità le conosciamo, l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto a fasi alterne quest'anno, è un ragazzo che può crescere, però deve stare sereno, perché io ho sempre detto che i portieri brasiliani non hanno una base, una tecnica come ce l'abbiamo noi, o come ce l'ha Andújar, che è molto più pronto e molto più preparato in questo senso, in punto. Certo, no, sono d'accordo con te, anche se quando io ho coinvolto Benitez sull'argomento, ha detto, ma noi abbiamo comunque tre portieri bravi,
con tutto il bene che voglio al quarantenne Colombo, che è un uomo spogliatoio, un bravo ragazzo, però a questo punto c'è anche Pino che poco giù di lì, incassurati da poco i 40, volendo, no? Da poco, da anche tu. Da poco, insomma, ma... No, ma dai, guarda, c'è ancora il physique du rôle, quindi chissà. Torino-Napoli, l'abbiamo detto, gara importante, gara difficile da giocare con Andújar, secondo Pino Tagliatela, per una questione di continuità. Però nel prossimo turno c'è anche Roma-Juventus, questa è una sfida importante, perché se il Napoli fa il risultato a Torino e la Roma non vince ci con la fare, Juventus, ci ritroviamo lì. Ci tocca fare il tifo per una squadra che noi non ci siamo mai, ragazzi. Ho detto per una squadra, non per chi è. Purtroppo, vabbè, diciamo, se quell'altra squadra batte la Roma, sì, sì, Napoli vince, siamo di nuovo. Esatto, tanto sì, sì, infatti. Ma anche il pareggio, io sono più contento, perché poi, sinceramente, un punto. Però c'è l'aggancio, Vino, per te. Sì, però sai, noi già abbiamo il discorso che abbiamo vinto in casa. Poi andiamo lì, andiamo a perché noi non ci deve regalare niente nessuno. Napoli assolutamente. Tanto c'è lo scontro diretto a Roma, è ancora più bello, no? Perché quando vai lì e dimostri di essere più forte, o un punto, o zero punti, d'altronde, ecco, tu te la vai a giocare alla grande, capito? E quindi magari il fatto di essere a pari punti con il discorso che hai vinto in casa per chiudere la strada, invece no, con un punto vai lì, la vai a vincere e li metti sotto, perché Napoli si vuole, ecco, così li distruggi proprio mentalmente, perché esatto, già sono in difficoltà e ci dispiace, perché poi sportivamente parlando hanno avuto nelle ultime settimane. Io non sono d'accordo, sinceramente, c'è una squadra che è seconda in classifica e tutti quanti dicono che è in difficoltà, sinceramente io un po', certamente non è lucida e brillante come lo scorso campionato, ma è una squadra che fa sempre punti, meno male non vince, magari pareggia, però ecco, non è che fa, è sempre una squadra di tutto rispetto, secondo me. Poi sai, in Italia siamo abituati a distruggere, stanno distruggendo la Roma, questo a noi ci può fare gioco, perché mentalmente mi può mettere in difficoltà, ma è una squadra di tutto rispetto, cioè nel senso che non è che è una Roma allo sbando, quindi Napoli deve andare a Torino e fare una grande partita, perché sa che davanti c'è una grande avversaria, no? Sia il Torino e soprattutto la Roma, che non è una squadra in disarmo, anzi è una squadra che vuole addirittura impegnare la Juve fino alla fine del campionato per lo scudetto, magari ci sono 9 punti di differenza. Quindi per me il segnale più importante è il Napoli, nel senso, il Napoli deve vincere le sue partite, allora così lo mette in difficoltà la Roma. Questo è quello che si deve fare. Assolutamente d'accordo con Pino Tagliatela, che troverete domani alle 7 con Batman. Quanti anni sono che fai la rubrica su napolimagazine.com il sabato? Se non sbaglio è la terza stagione, se non sbaglio. Vabbè, però in effetti io rubo le scatole a Pino da circa 12-15 anni. Vabbè, ma quello che c'è, noi siamo amici, non è un problema. Lo so, vabbè, però era mi devi la Coca-Cola di quest'anno, No, ma secondo me è qualche anno in più, No, sarà nostro, comunque mi devi, quindi mi devi 4 Coca-Cola, perché lo sai, il mio ingaggio è 4 Coca-Cola per rinnovo automatico ogni anno. In vetro da un litro. Assolutamente Pino, non ti preoccupare, sarà divertito. Un abbraccio forte a Pino Battovanta. Un abbraccio a te, direttore, un abbraccio anche a Michele. Ciao Pino, un abbraccio ciao, forte. Ciao ragazzi, forza Napoli, ciao. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.